aiuto sono in tanti a chiederlo, e sicuramente anch'io condivido che non basta la scorta, bisogna far vedere che non è lui che vuole fare questi abbattimenti, non deve passare questo messaggio, che ho sentito che anche lui aveva il timore che passasse. Poi bisogna dire una cosa, queste persone quando le sentiamo che dicono perché proprio noi, oltre a essere un brutto vizio italiano che abbiamo un pochino tutti di dire ma perché io vengo multato, ma perché succede a me quando quello di fianco in realtà non gli accade niente, bisogna dire che in Sicilia, anche nella zona che non è tanto lontana da lì di Marzamemi, 10 anni fa una serie di case che erano costruite lungo il mare come tutte queste e costruite con il silenzio assenso di chi amministrava, perché come ha detto quel signore prima sono villette non costruite in 5 minuti, per poterle condonare e renderle comunque a tutti gli effetti delle case regolari, hanno fatto le fosse biologiche, ma questo vuol dire che erano lungo il mare, fino a 10 anni fa non c'erano, per cui poi dopo questa non equità sul territorio crea anche queste tensioni da parte di queste persone, per cui bisogna intervenire lì con gli abbattimenti, ma bisogna fare un piano immediato a tutti i livelli e su tutta la Sicilia e non solo la Sicilia, per evitare che queste persone la vivano come è il sindaco, abbiamo avuto, fra virgolette, loro ritengono la sfortuna di avere questo sindaco e veniamo puniti. No, questa è una cosa illegale e bisogna arrivare su tutto il territorio perché non diventi lui per tutti la persona colpevole di aver fatto qualcosa che è rispettare la legge in realtà.